Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di ToxicGamer88. Riprendiamo su Fallout New Vegas, secondo episodio del DLC Lonesome Road. Ci troviamo nel Divide. Nello scorso video avevamo parlato anche con il corriere che ci aveva spiegato alcune cosette. In questo video invece dobbiamo andare a Hopeville. Controlliamo la missione. Un DLC che parte abbastanza bene. Allora, trova il detonatore laser. Parte abbastanza bene perché ci danno veramente tanta roba, un'ambientazione molto prebellica, cioè ci sono molte cose del vecchio mondo qui. Già vedo tante location, anzi a proposito di location, mappalo. Oh, guardate. Noi eravamo qui ingresso del bunker, ci siamo fatti tutta questa strada, adesso dobbiamo andare a Hopeville. Ed è quello che faremo. Abbiamo anche i sensori potenziati di EDE. Abbiamo anche un compagno. Ci sono molte radiazioni. Il robottino ci ha avvertito del pericolo. Ma per ora cerchiamo di sopravvivere. Io questo DLC non lo conosco, quindi è normale che sono un po' spaesato. Accendiamo. Combustibile per lanciafiamme, non prenderò più rottami perché non ci servono. I chiodi sì. Sparachiodi e Chendage Tools. Direttamente dalla... Come cazzo si chiama? La fabbrica e Chendage. Denaro, forcina, munizioni e una pistola silenziata che prenderò. Vediamo subito questa sparachiodi. Abbiamo anche il coltello Bowie, ci servirà per riparare il Gen. Sparachiodi, dove sei? Che posso riparare con pistola da 10 mm e provarla. Abbiamo un tot. Ok, proviamola, vediamo com'è. Molto semplice. Caricatore a tamburo. Una classica sparachiodi. Cerchiamo però di non farci ammazzare. Perché questa ambientazione è veramente buia. E non posso nemmeno attendere quando ci sono nemici. Devo stare molto molto attento. Qui non è il Sierra Madre, questo è... richiedeva il livello 25 questo DLC. E non vedo nulla, ragazzi, non siete i soli. Cosa abbiamo scoperto? Perché vedo tante location in questa zona. Base missilistica di Hopeville, ingresso ovest. Io non vedo i nemici ed è una cosa che è molto realistica grazie all'AMB. Per ora... dirigiamoci verso il nostro obiettivo e basta. Senza fare altro. Non ci sono più le radiazioni, però. Oh, vedo già un terminale qui. Non so se questo è il luogo della missione, ma... molto difficile. Naturalmente farò prima questo molto difficile. Che apro subito a culo. Esco. E per prendere altra esperienza faccio questo difficile. Sbloccami la porta. Molte munizioni, anche se non sono delle migliori, però vanno bene uguali. Punta cava dovrebbero essere... le versioni base. Cassa di razzi, no. Una la prendo, non so se possa. Un attimo. Razzo. Dovrebbe esserci anche la pistolina per sparare i razzi. Ok. Vediamo cosa riusciamo a trovare. È un altro armadietto molto difficile. Non è un problema. Ci
Abbiamo soltanto il 10%. Ce lo faremo bastare. Non mi va nemmeno di provarci, è troppo seccante. Il lucchetto è stato rotto. Ecco perché chi ha i salvataggi rapidi è un gioco pro. Ok, proviamoci a mano. Attrezzatura antisommossa che prenderò. Elmo d'attrezzatura, fucile antisommossa e munizioni. Ok. Diciamo che questa dovrebbe essere, se non erro, Elmo. Leva l'oscillatore. Però mi dà percezione più 1. Vacca puttana, una figata. Dannatamente spettacolare. La terrò sicuramente. Tanto ne ho un'altra per riparare. Una cosa molto strana, visto un DLC. Dopo il Sierra Madre c'è stato lo schifo. E qui vedo pistole e proiettili. Ottimo, pistole e proiettili. Oh mio Dio, è giorno. Cos'è questo? È una nuova arma. Allora, pistola e proiettile aumenta armi. Adesso devo togliere un po' tutto, perché già con questo abbiamo percezione a +2. Armi 95. Grazie a pistola e proiettili dovremmo arrivare a 99. Ed è ottimo perché ho fatto bene a non investire punti. Ecco perché alcune abilità le sto portando semplicemente al 90. Anche sopravvivenza. Esplosivi pure. Poi se troviamo delle cose ce le mettiamo. Questo va bene qui. Mi dai però l'elmo. Così noi abbiamo. Ah, un attimo. Perché appena lo metto. Ah, vista furtiva. Ecco cosa ci dà. Ottimo. È ottimo per il semplice fatto. Ah, posso mettere anche il berretto primo ricognitori. Ecco perché. Cioè, in questo modo io riesco a ottenere negli special 9. Vediamo. Però prima guardiamolo così. Ma è più bello così in vista furtiva. Guardate. Grazie all'embe. Ma lo terrò sicuramente. Metterò però anche il berretto. Quindi siamo a 9 di. No, agilità. Ho percezione da +9. Percezione, ragazzi. Abbiamo percezione a 9, vediamo. 8, 9. È un baghetto, però. Oh mio Dio, sta di merda. Però vabbè, noi dobbiamo giocare in prima persona. Quindi. Ah, vista furtivo quando sono abbassato. Ottimo. Ok, questi già sono. Oggetti importanti. 50 mg. Radaway. Razione che prenderò. E il buff out. Lì cosa vedo? Un'altra mascherina che prendo per riparare. No, non posso riparare. Beh, la mascherina ce la teniamo, dai. Ricordatevi che qui si trova un pistola e proiettili. Qui posso anche riposare. Beh, percezione a +10, francamente non mi serve. Quindi, però critico +5, sì. Fanculo se stiamo un po' di merda. Mettiamoci così. E possiamo giocare tranquillamente. Prendiamo le munizioni. Allora, usciamo così e vediamo com'è al buio e poi com'è di. Con la vista notturna. Allora, così è tutto. Visibilità normale con l'emb. C'è un po' più di luminosità. Non è affatto male. Vedo tantissime zone. Vedo tanti nemici e vorrei affrontarne qualcuno. Così evitiamo di utilizzare la luce del P-Boy. Sì, erano corpi. Infatti c'era stato detto che qui erano intervenuti i corpi speciali dell'RNC. Sì, attenzione a cosa?
Facciamo molta attenzione. Ti ho visto. Eliminato. Eliminato. Quartier generale della base. Armatura, no. Fucile laser a triplo raggio, lo prendiamo. Tante armi. Il fucile laser a triplo raggio non è che sia un qualcosa di cui vantarsi. Su Fallout 3 era veramente devastante. Ci hanno colpito un pochettino, quindi sarà il caso di consumare qualche razione. Una parola conserva e la porterò. Infatti è tutto scuro. Ci danno 4 punti salute per 15 secondi. Ok, modalità notturna. Ecco, qui c'è un tizio. No, lancia razzi. La prendiamo. Pensavo lancia missili. Ok, la reazione è svanita, però. E c'è lo stesso difettuccio che c'era su Fallout 3. In poche parole, i nemici colpiti dallo shish kebab restano infiammati. Cioè, rimane l'effetto fuoco sui loro corpi. Non è una cosa molto. Io ricarico. E pochi tappi, però vabbè. Lì dietro ce ne sarà sicuramente uno, e anche qui. Beh, abbiamo il 10% di velocità in più quando siamo in furtivo. Quindi è una cosa. Avete sentito? Sbaum è morto in 0,3 secondi. È tutto sigillato, non è affatto male. È una cosa importante. Scusate, io vorrei andare qui, posso? Cioè, c'è una differenza, ragazzi, fra il DLC Sierra Madre. E questo abissale. Nel Sierra Madre noi non siamo riusciti a riempire il nostro inventario. Qui sì. Usiamo questo fucilozzo. E vediamo cosa c'è qui. Questo è un DLC. Lancia termica. Ottimo, vediamo cos'è. Troppe armi sto trovando. E non mi dispiace. E abbiamo un bel po' di granate. Abbiamo armi laser. Saldatore ad arco. Spada chiodi che non abbiamo ancora utilizzato ed è il momento di farlo. Proviamo un po' di tutto. Ah, vuoto, peccato. Adesso il problema è, riusciremo mai a usare tutte queste armi? Boh. Allora, voglio provare però la lancia termica, mi interessa un po' di più. Si può riparare col badile. È un'arma allora da mischia. Sì. Aspettate, sarà una figata assurda. Ma non devo emozionarmi troppo. Settimanale del venditore, magari ci fosse un. Racconti di venditori di carne di Junktown. Ok, qui c'è un autodoc, ma c'è un nemico lì. Dobbiamo. Allora, l'unico difetto di quest'arma è che occupa. Oh.
Arrivo. Fermo, tranquillo. È un tipo. Oh mio Dio. Prenderò l'orsacchiotto. Cioè, abbiamo preso una carabina d'assalto come l'All-American, mi volete dire questo? Fucile al plasma per riparare il Gauss e va benissimo. Posso ripararla col fucile antisommossa, posso. Però il fucile antisommossa mi piace come arma. Sì, in poche parole è la versione base dell'All-American. Adesso posso accendere la luce, controllare tutto, schedare i vuoti, scrivania con nulla. E pistola silenziata, ottimo. Prendiamo un po' di roba. Cassaforte è difficile? Cioè, in poche parole è come. Riproviamoci. Faccio prima così, ragazzi. Base di Hopeville, codice di accesso all'armeria, che già abbiamo. Perché era quella serratura molto difficile. O difficile tramite terminale. Revolver Magnum, molte armi, ottimo. Cioè, Revolver Magnum lo riparerò con la pistola silenziata. Anche se non l'abbiamo mai usata la pistola silenziata. E ma i proiettili ce l'abbiamo. È una figata assurda, lo voglio. Sì, doppia luce, ciao mio Dio. In poche parole hanno simulato l'effetto. Ah, ecco perché era contento il robottino. Qui? C'è dello spazio. Beh, potrei anche vendere qualcosa. Per esempio, questi coltelli Bowie. Uno lo riparo. Tanto il Genda non lo usiamo tanto. Fucile a triplo raggio. Ah, poi ho dimenticato una cosa. Le granate al plasma le venderò. Venderò tutte queste. Allora, c'è dello spazio. È inutile che me le tengo. Difensore al plasma. Ah. Granata frammentazione. Via. Granata impulsi. Via. Non ci servono. Dobbiamo essere realisti. Peso 3. Via anche queste. Mine non le abbiamo mai utilizzate. È raro che. Saldatore ad arco. Per esempio, il saldatore ad arco a me non serve. Però lui non ce le vende. Armatura da combattimento. Armi più 3, sopravvivenza più 2. Non ci servono, almeno per il momento. Acquisterò però degli super steampack. E uno steampack ad autoiniezione. Anche questi radaway a 22 li prendo. Non costano nulla. E basta. Pistola silenziata. Quanto fa di danno? 9. Non conviene nemmeno venderla. A questo punto ripariamo. Cioè, se fosse stato un po' più forte. Stavo sbagliando. Un pensierino ce l'avrei fatto. Cioè, vedete, questo è quello che deve fare un DLC. Metterti, sì, in difficoltà, però offrirti tante cose. Cioè, darti la possibilità di difenderti. Già il DLC ti dice: no, ci puoi arrivare qui. Avvia esame fisico. Puoi venire qui nel divide come vuoi. Con che equipaggiamento vuoi. Quindi, un po' come so se c'è già. Piatto verde. Io lo vedo di un altro colore, ma sono dettagli. Ok, questa zona è andata. Possiamo uscire. Qui si trovano i codici dell'armeria. L'armeria, altri non è quella zona dove abbiamo trovato il. Aspetta, ma. Facciamo.
passare qualche ora, voglio vedere una cosetta. Perché se di giorno mi dà problemi questo... No, di giorno è rosso e di notte no. Allora, andiamo dritti. Qualche zona l'abbiamo esplorata, non è... L'armeria è questa di qui, ragazzi. Per chi non lo sapesse, almeno credo sia l'armeria. Ho visto tutte quelle armi. Vado a logica. C'è il terminale, che richiede scienza 65. Sì, ma dove... Come faccio ad arrivare lì? Era giusta la strada allora. Avevo preso la strada giusta. Per ora mi sento un po' confuso. Vedo tutte queste cose e dico, cazzo, le prendo tutte. Ecco perché ci hanno dato il robottino. Perché qui c'è veramente da impazzire. C'è tanta roba. Secondo me avevano capito la minchiata che avevo fatto con il Sierra Madre. Sono dette, abbiamo messo alcune cose. Cioè, vi faccio capire. E ne volevano collegare le storie tra Old World Blues e il Sierra Madre, c'è cioè alcuni accenni. E ci sono riusciti abbastanza bene, questo lo devo ammettere. Poi volevano forse collegare anche il gameplay, ma hanno toppato alla grande perché se su Old World Blues puoi ottenere la tuta che hanno i cacciatori fantasma, che ti permette di resistere un po' di più al veleno, non la puoi usare, la usi soltanto dopo che finisci il DLC e puoi tornare a Sierra Madre. Quindi è completamente inutile perché io non ci ritorno più. Perché dopo che vedo lo schifo e mi terrò il Gauss perché è... Minchia, l'ho preso. La 44 Magnum. Ma anzi, lo sparachiodi. Non l'abbiamo provato. Ah, silenzioso, ottimo. Quindi non c'è bisogno della pistola. Sì, ma questo mirino è una merda, quindi no. Scendiamo. Accampamento. Oh, qualcuno mi spara. Quello è un cacciatore? Non lo è più. Un gioco, un DLC deve mettermi in difficoltà, ma darmi anche la possibilità di rompere culi. E questo DLC lo fa. Anche se è molto pericoloso. Cioè, non è che per quanto abbiamo le armi potenti. Se qui ci attaccano in gruppo e questi sono i nemici base. Cazzo è? Cioè, siamo vivi per miracolo. Ho una razione. Sì, va bene. Intanto prendiamo le munizioni che in questo DLC non si fanno mancare ed è importante. Ma nemmeno su Old World Blues. Cioè, su Old World Blues mi piaceva di più perché sì, c'erano poche munizioni. Ok, andiamo a dare mano forte a qualcuno. Preso. Oh mio Dio, avete visto quel colpo? Voi non... Oh, vuole giocare con le armi da mischia. Arrivo, dov'è? Ah, è contro EDE. Togliti. Vieni. Una spada paraurti. Come te la cavi contro il pugno? Oh mio Dio, il pugno. Quest'arma che si... Armatura da soldato sfregiato. No, non la prenderò. Però è media, invece sì. Granate. Lama dell'Ovest. Non so se è un'arma unica, ma la prendo. È da mischia. E ci serve. E sicuramente si potrà riparare col badile. No, con la lancia termica. Allora, ignora la difesa. Ed è ottimo. Ma spaventa gli esseri abominevoli. TP meno 1. 10 secondi. Punti salute meno uno ogni 10. No, ma così non andiamo.
Però avevo preso un'altra cosa, difensore al plasma con lanciarazzi. No, perché ci hai messo raccogli luce rossa? Allora è un'arma unica. Ora ditemi voi se questo DLC non merita tantissimo. Cioè, c'è di tutto, di tutto. Posso anche dormire qui per un'oretta e ripristinare le mie energie. 13 razzi. Però sono razzi, non sono missili. Credo che. Però già abbiamo preso un'arma unica. Cioè, ce l'hanno sbattuta in faccia così. Se. Un orsacchiotto. Bello, bello, mi sto di. Ci sarà da divertirsi. I nemici sono tosti fin quando non incontrano il nostro pugno. Non prenderò quegli esplosivi. Potrebbero esserci di grande aiuto, ma francamente no. Uno steampack. Quindi attenzione qui, arma unica. Già siamo quasi al peso massimo. E ricordiamoci che il nostro ID è molto carico. Creiamo questa zona così, tutta cittadina devastata. Cioè, però, se il Sierra Madre avesse avuto le stesse armi di qui, il delirio, cioè, vedere esplodere quei dannatissimi mostri. Cioè, per io non voler ritornare su un DLC e fottermene, significa che qualcosa non è andato. Oh, qui abbiamo. All'armatura avevo preso. Ho dimenticato di riparare quella mia. Ok, infatti. Armatura antisoldato. Ecco. Armatura da soldato sfregiato. Ci togliamo un po' di peso. Perché sono le armature quelle che ci appesantiscono un po' troppo. Ok, qui vedo radiazione. Attenzione alle mine, però. Altre cose non le voglio perché vado bene così. Poi grazie ai sensori potenziati del nostro robottino non c'è il problema. Custodia fucile. Un fucile da caccia che prenderò. Ma sì, a qualcosa servirà per riparare qualcosa. Secondo me qui hanno messo pure le armi del Sierra Madre. Si sono detti cazzo, ce le siamo dimenticati. Mettiamole nell'altro. Ci danno tantissime cose per curarci. È una cosa molto utile. Granate di tutti i tipi. Ok, adesso le prendiamo. Sono. Vabbè, queste posso prendere 5 di peso. Per delle ottime munizioni. Oh, le gambe. C'è una sunset che prendiamo. Tanto poi le dobbiamo consumare per forza. Qui c'è un tizio. Mitragliatrice da 12 mm. Cazzo. Cazzo, uno deve dire la verità, cazzo. Sì, ok, sono armi che abbiamo visto già nel Moave, però alcune nuove ci sono, tipo la lancia termica, che mi piace. La mitragliatrice questa da 12, però avrei gradito che ci fosse. Ok, posso riparare anche il revolver Magnum, grazie allo sparachiodi. E la mitragliatrice da 12. No, allora ripariamo la. Qui ho 500 colpi. E fa 31 di danno. Questo 32. Ok, il tiratore carabina scelto. Sono molto indeciso. Fucile antisommossa. Qual è? Tipo il pompazza così. Cioè, da provare assolutamente nei luoghi chiusi è essenziale avere questo.
Non ho armi da cecchino. Aspettate. Ho un fucile da caccia però. Fucile da battaglia. Posso ripararlo? Ok, utilizziamo per un pochettino questo. Poi ci pensiamo. Base del missile di Hopville. Questa è una testata. La punta del missile. Prendiamo dei jet. Cassonetto che sicuramente. Molte radiazioni. Tante radiazioni. Scusate, dove devo andare? Ah, qui. Perché mi dice di andare qui, proprio qui dentro? Ah, non è un'arma unica il luce rossa, è un nuovo, una nuova arma. Utilizza i razzi però. Aspettate. No, tutte queste mine possono essere utili. Non mi dice di andare qui, però. Sopra, allora. Ho un'abilità abbastanza importante per come la vedo io. Non ho compreso cosa devo fare. Allora, un attimo. Trova il detonatore laser. Ok, devo trovare questo detonatore. Allora, il detonatore si trova qui. Hai trovato il detonatore laser di cui parlavo Ulysses. Un marchingegno. Allora, Ulysses è quel tizio che abbiamo sentito nel nastro. Su Old World Blues, poi ce ne ha parlato anche Elia. Un marchingegno prebellico in grado di far saltare in aria le testate nucleari sparse per Lonesome Road. Puoi usarlo per aprire nuove strade, uccidere i nemici da lontano, persino scoprire tesori segreti. Puntalo verso una testata, tieni premuto il grilletto e ammira l'esplosione. Se Ulysses ha detto la verità, questo strumento ti servirà per proseguire, e ciò significa che ci deve essere una testata che blocca il tuo cammino più avanti. Dovrai trovare la testata e farla saltare. Saltare in aria. La testata l'abbiamo già trovata. Cazzo, ci sono nemici a volontà. Oh, porca puttana. Sì, ma se. Ok, è una sfida fra persone che hanno le armi da mischia. Fuoco! Armi da mischia, sto. Dov'è il mio robottino? Grande. Vuoi giocare? Scusa, mi sta frizzando il culo. Dammi sta lancia termica, adesso lo usiamo un poco. Ignora. Ma sono cumulativi, nel senso. Cazzo, il robottino è forte. Arrivo. Ve l'avevo detto che i nemici qui erano un po' più forti. Però non mi dispiace. Tipo. Vieni qui. Subito! Ma te presente? Che figata! Cioè, qui ci sarà da divertirsi alla grande. Saldatore d'arco, ok. Facciamo le cose con calma. Allora. Quell'arma che vi avevo detto io
La ripariamo, dov'è? Il gen deve essere riparato sempre, una cosa, una priorità. Poi, mitragliatrice da 12 con tiratore scelto carabina. Sì, scontri ravvicinati sono armi devastanti. Saldatore ad arco, adesso questo lo dobbiamo vendere. Poi abbiamo preso anche un fucile antimateria che possiamo riparare con il fucile da caccia. Ho fatto benissimo a non utilizzarlo. E adesso abbiamo armi da cecchino e di tutto e di più. Questo difensore al plasma. Non so se è un'arma. Non mi piace. No, dobbiamo far esplodere qualcosa. Veste. Ok. Questa armatura da scout spregiato non ci serve. La posso dare via. Poi noi abbiamo anche la fortuna di avere l'oscillatore. E prendiamo il detonatore e facciamo saltare la testata. Ma scusatemi. Voglio farlo per bene. Ah no, facciamo una cosa ancora più bella. Così vi rendo a tutti felici. Per ora è giorno. Mi metto qui. Miro. C'è un punto un po' più in alto. Non ho capito come. Ok. Non è male come oggettino. Va bene. Avete presente che io prima di fare qui, di affrontare il DLC, ho acquistato tutte quelle dannatissime munizioni? C'è sempre un motivo per tutto. Mi sono detto, allora, i soldi ce li ho. E fin qui ci siamo. Ok, qui ci sono persone. È il momento di cambiare arma. Ok, no! Quest'arma è di una figata assurda, indipendentemente dal metodo con cui la sto usando. Fa male, è cattiva. E mi ricorda troppo il film I Mercenari del tipo. È devastante. Queste sono armi che devono stare con me. Ora, il vantaggio di poter riparare tutto è una cosa molto importante. Però la lama dell'ovest la prendo. Perché ci serve. No, però non la riparerò con questo. È da pazzi. Però prenderemo anche. Il. Dov'è? Non la trovo più. La spada. Ok, abbiamo una lama dell'ovest quasi al 100%. Minchia, proprio il gioco mi dice: hai il pugno potenziato? Ah, c'è lo spaccio. Dove? Eccolo lì. Possiamo vendere qualcosa. Allora, accedi allo spaccio. Anzi, no, abbandona. Abbiamo delle armi prima da raccattare. Tipo questo. Tipo la. Le vesti, non so se. Super martello, ok, ottimo. Ci servirà per riparare altre cose. E siamo già pesanti. Non ripariamo l'armatura da scout. Questa divisa da generale, naturalmente, non la venderò. Lama dell'ovest, come vi ho detto, si può riparare col super martello.
Poi pugno di saturite, saldato ad arco, quindi ho un altro che riparo con questo e venderemo. Ora controlliamo se c'è altro, tipo questa armatura. Le granate incendiarie le prenderò e le vendo. Ecco, questo è quello che deve fare un DLC. Ti mette nemici forti e tante cose da fare. Il resto non conta. Allora, dove sei? Veste. Vale. Allora, l'armatura leggera vale ben 2500 tappi. Non male. Io tutte queste armi le vorrei portare con me. Per esempio, la luce rossa. Io la darò a Ed. Perché è inutile che mi porto tutto sto. Cosa di armi. Fucile al plasma. Lo vendiamo forse. Perché. No, lo dobbiamo usare per riparare quello. L'antimateria ci serve. Fucile al triplo raggio. Andiamo con le cose pesanti, tipo lancia dell'ovest condizioni ottimali la lasciamo. Lancia termica la vorrei utilizzare. Luce rossa lo lascio a lui e già va bene così. Un saldatore d'arco lo lascio a lui. Ragazzi, perfetto. Armadietto difficile. Adesso troverò un'arma che ho appena posato. Io mi sto divertendo e infatti non ho voglia di staccare la registrazione. C'è da dire che il DLC precedente facevo la missione, ciao, basta. Poi il collarino che faceva bip ogni 3x2 non era una cosa bella. Dai. Ok, lo faccio a mano, ho capito. Dire lo faccio a mano è tipo una cosa porno. Oh mio Dio, non riesco a inserire bene il cacciavite. Adesso è entrato. Un'armatura da combattimento americana, grande. Allora, qui si nasconderà qualcosa di utile, vero? Sì. Lo scassinatore moderno. Non ci serve perché già abbiamo scasso a 100. Comunque, qui sapete che c'è uno scassinatore moderno. Munizioni. Dammi tutto. Adesso le granate le vendiamo. Anche queste munizioni. Quelle poche munizioni che c'erano sul Sierra Madre le ho imparate a memoria. Però che mi hanno dato un pugno potenziato. È una cosa importante per me. Ci tengo tantissimo. Il gioco mi sta dicendo: hai il pugno di Saturnite incandescente. Abbiamo anche uno Stealth Boy. Cioè, abbiamo un setup spaventoso. I petardi li prendo perché non hanno peso. E anche l'acqua. Può sembrare una stronzata, ma l'acqua può servire per salvarci la vita in determinate occasioni. Accedi allo spaccio. Allora, questi due coltelli. Uno può andare via. Difensore al plasma. Per ora ti tengo. Granata a frammentazione. Granata incendiare. Via. Lancia termica. 4000 tappi. E non ce li può nemmeno dare. Quindi il problema non è tanto vendere. Il problema è. Pugno potenziato. È utilissimo. Ci serve a noi per fare altro. Granata impulsi. Non mi servono. I robot li uccidiamo a. Francamente non c'è più nulla da vendere. Sì, ci sono. Ah, bene o male, sempre le stesse. Ah, aspettate. Colpo alfa, aumenta la velocità dei missili, 11.000. Mitragliatrice a spalla. Allora, per potenziare al massimo le luci rosse ci vogliono tanti soldi. Ci vogliono circa 30. Aumenta il livello di zoom. Sarebbe faigo. Questo mitragliatore a spalla non so cosa sia. Beh,
Bene, bene, interessante sapere che ci servono 30.000 tappi per potenziare un'arma che sicuramente non utilizzeremo mai. Ma questi sono semplici dettagli. Però una cosa positiva del Sierra Madre non crashava. La storia di fondo era bella anche se a me stava troppo sul cazzo, dobbiamo essere realisti, proprio a me stava troppo di cosa forzata. Dobbiamo arrivare all'entrata del tunnel, quindi presumo debba prendere da qui. Utilizziamo un po' il Gauss, lo dobbiamo. Per forza consumare, tra virgolette. Usurare. Dai. Uffai. Ecco, questa è l'unica cosa che odio. Perdere tempo con queste stronzate. Quindi il mio consiglio è F oppure F9. Dai, fai il bravo. Già che non crasha è una cosa importante. Però come vedete già abbiamo trovato due libri dell'abilità, due o tre libri dell'abilità, quello che sia. Vari bip di paura? C'è qualcuno là dentro? Sì, yes. L'ho visto passare. Non appena esce da qui gli faccio un buco in testa. Sono in due. Dai, ripasserà. Ok, infatti sta per passare. Grande! Quanto amo il Gauss! Coltello contro Genna. Per esempio l'armatura da scout. Ecco, l'armatura da scout dovevo vendere. Minchia, l'ho dimenticato. Vabbè, al prossimo giro. No, lancia termica, la prendo e basta. Soltanto per riparare quella che già ho. E chiudiamo il discorso lancia termica. Il Gauss. Sì, ti riparo. Anche se sei dannatamente cattivo. Mi aspettavo un altro libro. Vi immaginate, ragazzi? Libri everywhere. Ripara facile, vabbè, la rivista ci sta. Farina, no. Ecco, cassa militare la prendiamo, ci darà munizioni. Una cassa. Per esempio, tutte queste cose medie si adeguano al livello, perché qui ci dicono tu devi venirci dopo il livello 25 con un personaggio con i controcoglioni. Ed è una cosa importante. Ho visto delle scale. Questo DLC richiederà un po' più di tempo, anche perché c'è tanto da esplorare ed è giusto che sia così. Allora, Old World Blues aveva 35 location. Affanculo, dai. Dai, non mi perculare pure tu. E le abbiamo scoperte tutte, senza bisogno. Che ha munizioni a tempesta. Vai così. Denaro prebellico è importante. Ne abbiamo talmente tanto che non troveremo mai un venditore che riuscirà a soddisfare. La nostra voglia di tappi. Ma sì, io scendo così, anche se ho un'abilità. Questo non lo sapevo, c'è uno scantinato qui. Io intanto mi imbosco qui.
Non ci sono nemici, quindi posso stare tranquillo. Grazie ai sensori potenti. Un coltello lo prendiamo. Un altro coltello lo prendiamo. Qui i cannibali ci sono. Fucile di ordinanza, ottimo. Potrebbe servirci per riparare qualcosa. Budella qui dentro. E tu mi darai qualcosa di utile, non è vero? Sicuramente cibo, però controlliamo sempre. Non so, c'era l'acqua purificata. La prendo. Ma devo consumare anche le sunset. Quindi partiamo subito dalle sunset. E già con una ci ricarichiamo tutti. Ripariamo il fucile di ordinanza. Non abbiamo mai usato perché siamo andati direttamente con quello. Ah no no. Invece l'antisommossa. Riparo. E anche quello 12. Perfetto. Sì, ci siamo tolti due fucili di ordinanza. Ah, ma è vero, noi non abbiamo il coso. Che ci ripara in automatico. Come cazzo si chiama? L'oscillatore triradiale. Consumiamo le sunset. Non avere paura, ci sono io e ti difendo, tranquillo. Guarda, adesso saliamo qui. Saliamo. C'è un coso di munizioni. Ma ne varrà davvero la pena? Assolutamente no. E quindi vaffanculo. Ed sta andando a combattere. Ok, l'effetto della sunset è sparito. Lì c'è un'altra location. Che fa? Ci avviciniamo? No, al prossimo video. Per ora. Porca puttana. Non mi piace sto posto. Troppo grande e cattivo. Ma se il gioco ci dice di andare qui, perché non andarci? Scusate. Dov'è la strada? Più avanti. E poi giriamo tutto qui a destra. E il gioco è veramente enorme. Questo DLC non l'avevo mai affrontato, quindi per me è tutto nuovo. No, prendilo. Montante diretto, montante diretto, accetta. Non puoi. Bellissimo, il diretto è un qualcosa che mi fa impazzire. Devo utilizzarlo, scusami. I soldi dell'RNC, armatura da soldato. No, 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 l'armatura non ci serve, dai, vabbè. Bellissimo questo fucile che ho acquistato nei Gunrunner. Ah, questa è quella media. Dimmi che ho quella media in più. Sì. Così possiamo riparare questa. Anche se francamente la vedo intatta. Però va bene. Dammi anche l'antimateria e il perforazione armatura antimateria. Cioè proiettili da paura. Ce la portiamo appresso perché ci potrebbe servire.
Cioè, l'antimateria quello è molto scarso, ma ci permette di riparare al massimo anche questo nostro. Tu invece avevi una lancia termica che non mi serve perché i soldi è relativo, ragazzi. Dobbiamo essere pienamente. Cominciamo a consumare un pochettino di sunset, dai. Però il DLC mi sta veramente prendendo tantissimo, è una cosa importante. Quest'arma è di una figata assurda. Mi ricordo un fucile della seconda guerra mondiale. Non ricordo come si chiama, è quello dato in dotazione agli americani. E sicuramente sarà quello. Poi abbiamo acqua. Adesso voi direte, perché non utilizzi il fucile antimateria? Va bene, perché potrebbe. Ah no, dobbiamo riparare anche il fucile laser. L'arma più stupida del mondo, l'ho sempre odiata. Vabbè, non c'è nessuno, ragazzi, è inutile che. Grazie ai sensori potenziati, occhio 10. Avamposto di rifornimento degli sfregiati. Ok. Cassa di razzi. Cassa da corriere danneggiata, interessante. Quindi loro qui hanno rapinato un corriere. Esplosivo, mine. No, non prenderò queste cose. Non c'è nulla di particolare qui, dai. Possiamo andare un altro pochettino avanti. Ma aspettate, altre zone. Vuoto. Borsa medica. No, non la prendo. Vabbè. Non la prendo, alla fine prendo tutto. Munizioni per il fucile da cecchino. Io il 308 ormai le ho. Un attimo. Terminare il video con un'esplosione è una cosa spettacolare, ragazzi. Maiale e fagioli. Allora, a meno che non ci sia una bambolina delle abilità, non ci serve a nulla. Adesso ci mettiamo qui. Aspettiamo che faccia notte. Perché sì, vi ho fatto vedere l'esplosione. Naturalmente i fuochi che si accendono da soli è una cosa importante. Terminiamo l'episodio qui con questa magnifica. Ci sono 30 testate da far esplodere. Quindi ragazzi, termino qui questo video. Io spero tanto che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. Mi raccomando, continuate a seguirmi, lasciate like, commentate e iscrivetevi al canale. Alla prossima!